Poesia, un messaggio dal nuovo mondo. È mattina ed è una bellissima giornata. Sono felice e molto rilassata. Che bello svegliarsi senza preoccupazioni, né brutte notizie né televisioni. Esco di casa e inizio a camminare. Si sentono i bambini che stanno lì a giocare. Quel cinguettio di uccelli che sa di paradiso e il lupo con l'agnello con un pranzo condiviso. L'aria è pulita, è proprio leggera, non so spiegarvi, non sembra vera. Il colore degli alberi e dell'erba, spettacolare, sembra stare in una favola, ma è normale. In fondo sono nel nuovo mondo di Dio, che privilegio, ci sono dentro pure io. È stata dura, soprattutto negli ultimi mesi, ricordo, eravamo tutti un po' tesi, ma ce l'abbiamo fatta con il suo aiuto e di sacrificio tanto ce n'è voluto. È successo come era stato predetto da Gesù, una tribolazione come non ce ne sarà più. Le nazioni alla fine ci hanno trovati e indifesi senza mura siamo sembrati. Ma proprio in quel momento di disperazione, Geova ha fatto conoscere il suo nome. Che miracolo meraviglioso da ricordare, sicuro per l'eternità se ne continuerà a parlare. Cammino più avanti e guardo più in fondo, la mia famiglia, sì, è nel nuovo mondo. Che bello e che piacevole riunione, c'è tutta la mia congregazione. Sotto un fico stanno seduti in tranquillità, come era predetto nessuno li spaventerà. Stanno ripetendo insieme quella canzone, era di un congresso, ricordo ancora l'emozione. Non sapevamo quanto ci sarebbe servito. Rallegratevi sempre, questo era l'invito. Adesso vi devo lasciare, dai miei fratelli devo proprio andare. E sì, oggi ci sarà una nuova emozione, inizierà la tanto attesa risurrezione. Volete venire? Qui è una meraviglia, in questo mondo siamo tutti una famiglia. Qui il tempo non è mai calcolato, l'orologio non esiste, fa parte del passato. Però per voi il tempo ancora c'è, usatelo bene e sapete perché? Tutto questo tra poco arriverà, non è un'illusione, ma una prossima realtà. Un messaggio dal nuovo mondo. È mattina ed è una bellissima giornata. Sono felice e molto rilassata. Che bello svegliarsi senza preoccupazioni, né brutte notizie né televisioni. Esco di casa e inizio a camminare. Si sentono i bambini che stanno lì a giocare. Quel cinguettio di uccelli che sa di paradiso e il lupo con l'agnello con un pranzo condiviso. L'aria è pulita, è proprio leggera, non so spiegarvi, non sembra vera. Il colore degli alberi e dell'erba, spettacolare, sembra stare in una favola, ma è normale. In fondo sono nel nuovo mondo di Dio, che privilegio, ci sono dentro pure io. È stata dura, soprattutto negli ultimi mesi, ricordo, eravamo tutti un po' tesi, ma ce l'abbiamo fatta con il suo aiuto e di sacrificio tanto ce n'è voluto. È successo come era stato predetto da Gesù, una tribolazione come non ce ne sarà più. Le nazioni alla fine ci hanno trovati e indifesi senza mura siamo sembrati, ma proprio in quel momento di disperazione Geova ha fatto conoscere il suo nome. Che miracolo meraviglioso da ricordare, sicuro per l'eternità se ne continuerà a parlare. Cammino più avanti e guardo più in fondo, la mia famiglia, sì, è nel nuovo mondo. Che bello e che piacevole riunione, c'è tutta la mia congregazione. Sotto un fico stanno seduti in tranquillità, come era predetto nessuno li spaventerà. Stanno ripetendo insieme quella canzone, era di un congresso, ricordo ancora l'emozione. Non sapevamo quanto ci sarebbe servito. Rallegratevi sempre, questo era l'invito. Adesso vi devo lasciare, dai miei fratelli devo proprio andare. E sì, oggi ci sarà una nuova emozione, inizierà la tanto attesa risurrezione. Volete venire? Qui è una meraviglia, in questo mondo siamo tutti una famiglia. Qui il tempo non è mai calcolato, l'orologio non esiste, fa parte del passato. Però per voi il tempo ancora c'è, usatelo bene e sapete perché? Tutto questo tra poco arriverà, non è un'illusione, ma una prossima realtà. Thank you.